a picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones che accusa un ribasso dell'1,91%. Sulla stessa linea, il Nasdaq 100 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 12.890,54 punti. Ribasso per Tokyo, inflessione dell'1,19%, termina le contrattazioni a 28.452,8 punti. Shenzhen segna un mediocre calo dello 0,40%, terminando gli scambi a 12.455,2 punti. Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Senza slancio Francoforte, che negozia con un più 0,19%, tentenna Londra, che cede lo 0,43%, Parigi è stabile, riportando un moderato meno 0,11%. In luce sul listino milanese il comparto energia, con un più 1,17% sul precedente. Effervescente Tenaris, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,40%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di vendita di case nuove del PMI Composito. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli ordini beni durevoli e delle scorte di petrolio,